Buongiorno cari, come state? Spero tutto bene. Allora, finalmente, finalmente è arrivato un giorno che tutti stavate aspettando, più o meno, ovvero la mia review collettiva su Kat Von D Beauty. Finalmente Kat Von D è arrivata in Italia da poco, all'inizio di aprile, finalmente è sbarcata sui nostri schermi e nelle nostre Sephora, per la gioia dei nostri portafogli, e io ho provato diverse cose. Le ho provate molto a lungo, tranne due cose che ho provato oggi per la prima volta, ma sono due cose per cui diciamo che la prima impressione spesso e volentieri è quella giusta, quindi diciamo mi sento comunque di darvi questa mia prima impressione, anche se sono meno approfondita come recensione rispetto a tutti gli altri prodotti che ho veramente testato a lungo. In particolare un prodotto l'ho testato veramente tutti i giorni da quando l'ho comprato, proprio per essere sicura della mia review. Tutto il resto, io quindi ho preso diverse cose perché il marchio mi incuriosiva molto, è comunque una novità e ne stanno parlando tutti e mi sembrava interessante fare anche io una recensione del brand. Allora, vi dico subito che non ho preso l'eyeliner. Sconvolgente, lo so, però quando l'ho visto dal vivo, io volevo prenderlo, quando l'ho visto dal vivo non mi ha convinto più di tanto. Sto parlando ovviamente del Tattoo Liner famosissimo, che amano tutti. Sinceramente io non lo trovo molto nero, cioè forse il tessere era scarico perché comunque insomma essendo la novità del momento l'avranno provato tante persone, ma lo trovavo proprio scarico, poco pigmentato, non molto nero e un pochettino acquoso, quindi non mi ha convinto più di tanto, non l'ho acquistato. Non ho preso la palette per contouring, ma quella penso che la prenderò perché mi piace molto, ma avendo tante altre cose per contouring, comunque essendoci diversi colori, non sono ancora completamente convinta di quella palette, però sembra molto interessante. Non ho preso il correttore perché ho altri correttori da finire, ma quello probabilmente lo prenderò, e non ho preso le ciprie, però la cipria ci sto facendo un pensierino perché ho quasi finito la mia Makeup Forever e quindi potrebbe essere la sostituta di quella lì. Ma iniziamo immediatamente a parlare delle cose che ho effettivamente provato, quindi partiamo dalla base per poi arrivare alle labbra, e la prima cosa di cui parliamo ovviamente è il primer che io ho in questo conveniente campioncino di Sephora. Andiamo immediatamente sul sito di Sephora e leggiamo tutte le informazioni. Questo si chiama il Lock It Hydrating Primer, ha il prezzo di 32 euro, e all'interno del prodotto ci sono, non c'è scritto quanto ce n'è, ma credo potrebbe essere intorno ai 50 ml, più o meno 30-50 ml come il fondotinta. Allora, si presenta così, come questa cremina bianca molto simile a una, proprio una crema per il viso. Infatti qui c'è scritto che dovrebbe essere un primer idratante, ottimo per essere abbinato appunto a fondotinta e correttore che hanno questa consistenza abbastanza densa. Questo mi ricorda molto il primer, il Coconut Primer di Marc Jacobs. Questo è come si presenta sul dito e vedete che è un primer molto acquosetto, si assorbe immediatamente senza fare scia bianca, e nel momento in cui viene ben massaggiato nella pelle voi notate che è leggermente appiccicoso. Questa cosa dovrebbe essere positiva perché dovrebbe far sì che il fondotinta si attacchi proprio al primer e vada su in maniera molto più facile ed omogenea. Questo è tipico dei primer a base di glicerina, infatti se noi andiamo a guardare l'inci che ho qui, ma non ve lo faccio vedere perché tanto è su un altro schermo e quindi penso che si vedrebbe malissimo, abbiamo la glicerina tra i primi 5-6 ingredienti, mentre invece abbiamo i siliconi molto in basso, quindi non è un primer siliconico, non ha quell'effetto siliconico di pelle completamente levigata come per esempio lo può avere il Professional di Benefit oppure quello di NYX che a me piace tantissimo, l'Angel Veil. Insomma, questo è un primer che si sente è più, non è a base siliconica, è a base più acquosa, infatti il primo ingrediente è l'acqua. Allora, a me piace, devo dire la verità, ho visto una differenza rispetto all'applicazione del fondotinta con altri primer o senza primer. Io ho provato il fondotinta di Kat Von D che ho preso con diversi tipi di primer, l'ho provato con il primer di NYX, l'ho provato senza primer, l'ho provato con uno dei primer di Urban Decay che ho avuto il campioncino. Devo dire che con questo primer mi sembra che sia l'effetto migliore, quindi ci sto facendo un pensierino sul primer, ma non adesso perché ho altri primer da finire. Comunque un buon primer,
Idratante non lo so, perché secondo me comunque un primer non è che idrati poi così tanto, a meno che non abbia proprio delle proprietà di skincare molto pesanti, cosa che non è il caso di questo prodotto, perché contiene comunque degli oli, dei burri, però molto leggeri e in quantità non esattamente elevata. Ecco, non ha praticamente profumo, se non fosse un vago profumo di quasi di noccioline, perché contiene burro di karité, quindi ha un po' quell'odore di molto 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 lieve di burro di karité. Si stende molto bene proprio per questa sua consistenza completamente acquosa. Mi ricorda molto il primer di Marc Jacobs, però questo mi piace di più, perché quello di Marc Jacobs non faceva molto sulla mia pelle. Però se volete un effetto di minimizzazione dei pori o di pelle levigata, questo non è il primer che fa per voi, perché non fa queste cose. Leviga leggermente la pelle, ma non come fanno i primer siliconici, quindi dipende molto da quello che voi state cercando in primer. Però mi piace, quindi continuerò ad utilizzarlo e sicuramente lo proverò anche con altri fondotinta, perché sono curiosa di vedere se funziona bene solo con questo o con altri. Il fondotinta ce l'ho adesso sul viso, ce l'ho anche da un po' di ore, è il Lockit Foundation. Prima si chiamava Lockit Tattoo Foundation, sono convinta di questa cosa, ma poi gli avranno cambiato nome. Questa è la scatola esterna, molto carina, tutti i packaging sono neri. Questo è il mio colore, Light 43 Warm, che era il più vicino al mio colore. È, secondo me, leggermente chiaro per me, cosa che non dico quasi mai, però tutti gli altri poi erano troppo scuri, quindi ho preso questo qui dopo averlo testato in campioncino per esserne sicura. La bottiglia esterna si presenta così, ha questa specie di tappino qui per tappare la fuoriuscita del fondotinta. Questo tappino, secondo me, il 90% delle persone che compreranno questo fondotinta lo perderà nel giro di una settimana, quindi un po' packaging fail, perché sinceramente avrei preferito un altro tipo di chiusura rispetto a questa, perché poi se si perde questo, entrare nel fondotinta si può, insomma, rovinare, eccetera eccetera. Il fondotinta contiene 30 ml di prodotto e, se non mi sbaglio, costa 34,50 euro, ma adesso andiamo immediatamente a guardare sul sito di Sephora per poter sapere tutte le nostre informazioni. Sì, 34,50 euro. Allora, il fondotinta comprende diversi tipi di sottotoni, warm, neutral e cool, quindi potete scegliere voi il vostro sottotono. Io ho scelto il warm perché era quello meno stalking sulla mia pelle. Quelli rosa sono molto rosa e quelli neutri, secondo me, non sono neutri, sono rosati anche quelli. Il warm era quello che mi si avvicinava di più. La bottiglia è molto bella, è bella pesante, cioè si sente che c'è un peso all'interno. È di plastica, però, insomma, e qui sotto c'è scritto di nuovo il colore. Allora, il fondotinta piace. Mi piace, ma non è un fondotinta facilissimo da applicare, perché ve lo faccio vedere. Ha una consistenza molto molto densa. Vedete? Cioè, adesso ve lo faccio. Vedete? Ha una consistenza molto densa. E io vi sconsiglio vivamente di applicarlo sul viso e poi sfumarlo, perché è una cosa che è praticamente a recipe for disaster. Don't do that. Io lo applico di solito con la spugnetta, facendo così: prendo la spugnetta, ne metto un pochettino sulla mano di fondotinta, imbergo la spugnetta e poi lo picchietto all'interno della pelle. Questo, secondo me, è l'unico modo per applicarlo in maniera decente. Perché, allora, il mio fondotinta piace un sacco, ma veramente un sacco. Ha un effetto bellissimo, dura tanto, anche se è abbastanza alta la coprenza. Direi che è una coprenza alta. Io non credo che la coprenza totale esista, perché secondo me qualcosa sempre si vede. Anche se il fondotinta copre benissimo, qualcosa si vede, sono convinta di questo. Questo ha una coprenza piuttosto alta, come tutti i fondotinta ad alta coprenza, però hanno anche delle texture che a volte non sono il massimo del comfort. Questo invece è estremamente estremamente confortevole, non si sente sul viso, io adesso ce l'ho, ma è come se non lo sentissi sul viso. Si lucida un pochino, ma non eccessivamente, soprattutto se lo settate bene con una cipria vi dura tranquillamente. Il problema è che l'applicazione non è poi così immediata come potrebbe essere. La consistenza è molto densa e, ripeto, io vi sconsiglio assolutamente di picchiettarlo sulla pelle e poi sfumarlo, perché il fondotinta si setta molto velocemente e rischiate che vi si asciughi sul viso prima che voi abbiate il tempo di sfumarlo. Quindi prendete la spugnetta, queste sono le spugnette di H&M, che sono ottime, lo ripeto sempre, costano poco e sono ottime,
ne prendete un po' e poi lo sfumate. Potete usare un pennello, vi sconsiglio di utilizzare pennelli troppo densi. Se volete usare un pennello, utilizzate un pennello di questo tipo, tipo l'Expert Face Brush di Real Techniques, che non è molto denso ed ha queste setole un pochettino bombate che sono molto simili a quelli del pennello che Kat Von D, insomma, ha creato apposta per il fondotinta. E quando lo applicate non fate movimenti circolari, ma fate così. Picchiettatelo all'interno della pelle, perché se lo tirate il fondotinta vi lascia un sacco di striature. Dite voi, Chiara, ma perché dici tutte queste cose e poi lo promuovi? Perché l'effetto è bellissimo, cioè vi fa proprio l'effetto pelle perfetta. Non si infila nelle linee, nelle linee d'espressione, non si separa sul viso, resta bello anche a distanza di tante ore. Io l'ho portato anche per 10 ore questo fondotinta ed era ancora molto bello. Non era bello come all'inizio, ma era comunque molto dignitoso. È veramente un ottimo fondotinta, mi sento veramente di consigliarlo. Non lo consiglierei a chi ha la pelle secca, non lo consiglierei a chi non è molto bravo ad applicare il fondotinta, perché questo non è proprio un prodotto per beginners. È un fondotinta che ha bisogno di essere capito per essere apprezzato, come il fondotinta di NARS, che a me piace tanto, che invece ha un sacco di gente, ho scoperto, che non piace l'Olde Luminous. Questo diciamo che ha la consistenza opposta, perché l'Olde Luminous è estremamente liquido, però anche quello è molto unforgiving sulle pelli secche, quindi secondo me questo per le pelli secche non va bene, è troppo secco. Però se avete una pelle grassa o se avete una pelle mista o normale, fa veramente un bellissimo effetto. È un po' complicato capire il colore giusto per voi, perché io ho passato un po' di tempo a cercare di capire, perché essendo i numeri molto strani, per esempio questo è il 43, era difficile capire da dove partire per iniziare a vedere quale colore potrebbe andare bene per me. I più chiari sono veramente molto chiari, non so se abbiano portato tutta la range degli scuri, ma avrebbero dovuto, perché insomma servono colori sia chiarissimi che scurissimi in Italia, e il fatto che molti brand non li portino in Italia o non li facciano proprio è veramente uno scandalo, e dovrebbero essere available per tutti, perché il make up dovrebbe essere per tutti. Ma se siete nel range, diciamo, standard italiano, se vogliamo dire così, sicuramente il vostro colore lo troverete. Ma ripeto, i colori sono strani, perché appunto avendo questa divisione per sottotoni non è immediato andare a vedere il colore giusto. Cioè non è, io di solito quando vado a scegliere un fondotinta parto direttamente dal colore più chiaro, perché di solito è quello che va bene per me, essendo io veramente molto molto bianca. Ma in questo caso sono dovuta partire più o meno dalla metà delle colorazioni esistenti prima di approdare a questa qui. Ripeto, è un bellissimo fondotinta, dura tanto, secondo me non è waterproof, durata 24 ore è una cazzata, perché un fondotinta non dura 24 ore, la vostra pelle è viva, la vostra pelle ha dell'olio sopra, la vostra pelle respira, suda, eccetera, eccetera. Niente dura 24 ore sulla vostra faccia, niente. Qualsiasi fondotinta dopo un certo numero di ore inizia a decadere. Questo è semplicemente normale, è esseri umani, quindi rendiamoci conto di questo. Però ha un'ottima durata, comparabile secondo me a fondotinta come quello di NARS, che su di me dura veramente tanto, ma anche altri. Ha una bella formula, non ha nessun tipo di odore, forse anche questo ha un leggero odore di prodotto chimico, ma niente di sconvolgente. Comunque è un ottimo fondotinta, ve lo consiglio caldamente. Parliamo ora dei prodotti per gli occhi. Direi di partire da quello che ho usato di meno, così ce lo togliamo subito da davanti, ed è il Metal Crush nel colore 12. I Metal Crush sono questi pigmenti pressati, sono molto simili ai Press Pigment di MAC o ai Foiled Eyeshadow di Makeup Geek, che io non ho mai provato, però mi piacerebbe provarle. Questo è il colore, questo bellissimo bronzo ruggine. Stupendo, è un colore meraviglioso, quello che ho sulla palpebra mobile in questo momento, ovvero Swatch, anche se vi farò vedere clip di tutti i prodotti. Questo è il colore e guardate la bellezza assoluta di questo colore. Questi dovrebbero essere degli ombretti ad altissima pigmentazione dal finish metallico. Allora, finish metallico, questo in particolare direi di no. È un finish molto luminoso, molto 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 tridimensionale, molto bello, durano tantissimo, sono facilissimi da applicare e danno praticamente zero fallout.
Questo è uno di quei prodotti che se fa cagare lo capisci subito, se è buono è immediato sapere che è buono. È un sogno da applicare, lo applicate immediatamente. Io lo applico con un pennello piatto, ma lo potete anche applicare direttamente con il dito. Ma io detesto applicare qualsiasi tipo di prodotto che non sia il primer con le dita, non ce la faccio. Più forte di me, mi fa schifo. Questo veramente è saturo, va immediatamente a pieno colore. Lo potete anche bagnare con il Fix Plus. Io l'ho bagnato con il Fix Plus perché, come tutti i pigmenti, funziona meglio se è bagnato. Ma è veramente, veramente ottimo. La qualità di questo ombretto mi ha veramente sorpresa. Voglio anche gli altri colori adesso. Ci sono 6 colori. Il più famoso è il Thunderstruck, che è forse quello che mi interessa di meno, perché l'ho trovato un colore un po' banale, devo dire la verità. Però tutto il resto, tutti gli altri colori sono veramente validi. Questi costano 21 euro. Non ve l'ho detto il fondotinta, ve l'ho detto? Sì. E ci sono all'interno 2.8 grammi di prodotto, non ce n'è tantissimo, però ve ne serve poco. Veramente ve ne serve poco perché il colore è praticamente immediato. Sono veramente degli ottimi, ottimi ombretti. Sono proprio quegli ombretti che tu compri specificamente perché sono belli saturi, quindi vuoi quel colore che è immediatamente power e bello intenso. Tolgo un attimo gli occhiali così ve lo faccio vedere anche applicato. Molto bello, ho notato che non va nelle pieghette, non si sposta, non ha praticamente fallout. È veramente un ottimo, ottimo ombretto. Si applica immediatamente, però sinceramente io non vedo proprio questo finish metallico. Mi sembra che sia semplicemente molto, molto shimmer e molto, molto, insomma, pigmentato. Ma il finish metallico forse si percepisce di più in altri colori, come per esempio l'oro verde che si chiama Thrasher. E ce n'era un altro che non mi ricordo come si chiama. Comunque in questo secondo me il finish metallico è più un intenso shimmer. Bellissimi comunque, assolutamente consigliati, veramente veramente ottimi. E poi arriviamo a questa qui. Oddio, stavo facendo cadere. E so che questi sono molto fragili, quindi state attente a portarvelo in giro, perché so che si rompono con molta facilità. Nel frattempo cade il fondotinta. Benissimo. Parliamo di questa. Questa è la famosissima Shade and Light Eye Palette. La palette è questa. Contiene 12 ombretti, ha un costo di 45 euro, quindi più o meno come le chocolate bar. E ogni ombretto è di 2.3 grammi quelli grandi in alto, e invece 0,08 grammi, no, queste sono le once, 1.1 grammi quelli piccoli. Questa dovrebbe essere una palette che, appunto, proprio per le sfumature, perché i colori sono tutti quanti opachi, tranne questo qui e questo qui, che sono leggermente satinati. Tutti gli altri però sono completamente opachi. La luce li sta un pochettino falsando, secondo me, così si vede meglio. Devo stare a questa distanza dalla finestra per farvela vedere bene. Questa palette dovrebbe servire appunto per fare le sfumature in maniera perfetta, poiché appunto ognuno di questi colori ha una funzione diversa. Queste sono le basi che dovresti applicare su tutta la palpebra per favorire la sfumabilità degli ombretti. Avete un illuminante, avete un definer, quindi quelli proprio per andare a scurire la piega, e poi un colore da piega dell'occhio. Allora, la palette è molto buona, partiamo da questo punto di vista. La palette è molto buona, la sto usando tutti i giorni da quando ce l'ho, e devo dire che è veramente valida. I miei quad preferiti sono questo e questo. Questo al centro non mi piace, perché gli ombretti di questo quad in particolare, fatta eccezione per il nero devo dire, e forse per il bianco, ma questi due, i due grigi diciamo, sono estremamente polverosi e secondo me non si sfumano con la stessa facilità degli altri. La più grande pecca di questa palette è che è estremamente, estremamente polverosa, e non credo che sia la palette giusta per chi sta iniziando a truccarsi. È una palette che tenta molto chi si inizia a truccare, un po' come le Naked se volete, anche se secondo me questa con le Naked non ha assolutamente niente a che fare. Perché sono colori molto base, quindi dici, se devo fare trucchi molto semplici questa mi serve.
io ogni tanto mi sistemo, scusate, però secondo me i colori non sono proprio facilissimi da gestire. Ovviamente starete vedendo gli swatch, ma vi faccio vedere. Cioè, questi sono estremamente polverosi. Adesso non ho un pennello per farvelo vedere, ma avevo registrato un Get Ready With... ce l'ho un pennello, posso usare questo. Cioè, vedete, se io lo infilo qua dentro il pennello, vedete che c'è tutta questa polvere che ne risulta, e questa non è una cosa tanto buona. Non inficia più di tanto la sfumabilità degli ombretti, soprattutto dei due quad migliori che vi ho fatto vedere, ovvero questo e questo qui. Però insomma, cioè, questa palette ha un certo prezzo, e da una palette che ha questo prezzo non mi aspetto che gli ombretti siano così polverosi. Ne vale la pena? Secondo me sì, è una buona palette da tutti i giorni, perfetta per farci look molto semplici. Però c'è anche da dire che i colori non sono molto diversi tra di loro, ovvero questi due alla fine sull'occhio risultano praticamente identici. Idem questi due, non c'è, questo non è veramente scuro abbastanza da definire al meglio questo qui. Il quad più diverso e secondo me più interessante è questo qui, che è il warm quad. Questo è il neutral quad, questo è il cool quad e questo è il warm quad. Dovrebbero anche servire a diversificare i look a seconda del vostro sottotono di pelle, a seconda del look che volete fare quel giorno. Quindi se volete fare un trucco più su toni freddi userete questo, se volete fare un trucco su toni neutri userete questo, un trucco su toni caldi userete questo qui. Sulla carta è molto interessante e devo dire, cioè, la qualità è buona, è una buona palette, non è una palette scrausa dei cinesi da 3 euro, è una buona palette. Le polveri sono molto sottili, sono molto facili da sfumare, quasi tutte, non tutte però le polveri sono facili da sfumare, durano tutto il giorno. A me questa palette non è mai andata nelle pieghe, non ha mai fatto una grizza, è durata tutto il giorno esattamente come l'avevo applicata la mattina. Però è molto polverosa e alcuni colori non sono facili da sfumare, e se ne applicate troppo è difficile correggere gli errori che si sono fatti. I miei colori preferiti sono l'intero quad warm, questo qui che si chiama Lucius, che è un bellissimo colore, questo qui che si chiama Samael e questo qui che si chiama Letus. Questo è il colore che uso sempre per settare il primer, perché secondo me gli altri due sono impossibili, cioè non puoi settare il primer con questo o con questo, non si possono applicare su tutta la palpebra, non puoi uscire con la palpebra grigia, cioè non ha senso secondo me. Quindi diciamo che le informazioni che vi danno su questa carta che vi esce all'interno, questa è la scatola, all'interno c'è il motivo dei tatuaggi di Kat, l'ho dovuta tagliare perché... Vi ho raccontato l'avventura nel Get Ready With Me, non ve la ripeto. Questo è lo schema che vi esce all'interno della scatola della palette e vi dice come creare diversi look a seconda del quad che volete usare. Secondo me è un po' misleading questo coso, perché per esempio vi dice di applicare la base, per esempio di questo, su tutta la palpebra. Non si può applicare un colore del genere su tutta la palpebra, perché il colore non è neutro, cioè vedete, comunque c'è del colore, non si può uscire con la palpebra completamente grigia, ingrigita, cioè vedete, questo è un colore, il primer dovrebbe essere settato con colori neutri o bianchi. Allora, ne vale la pena? Dipende effettivamente dalle vostre esigenze. Se voi avete bisogno di una palette completamente matte da portarvi dietro, fate trucchi molto semplici, siete brave già con le sfumature, quindi avete una certa tecnica, insomma vi siete già allenate tanto con altri tipi di ombretti più facili da sfumare di questo, allora vale effettivamente la spesa. Altrimenti, se siete dei beginners, se avete altre palette nude, per esempio so che Makeup Revolution fa un dupe che è assolutamente identico a questo, se avete già altri ombretti naturali che utilizzate tutti i giorni, allora direi che questa palette non è indispensabile. La qualità è buona, però sinceramente io mi aspettavo qualcosina di più dal punto di vista della sfumabilità e dal punto di vista della polverosità, perché questa è molto polverosa, ripeto, e fa un sacco di fallout, non tantissimo sulle guance, ma comunque, cioè, se voi ci mettete il pennello dentro esplode la cialde, c'è polvere dappertutto. Non è il massimo della comodità, però è una bella palette, cioè questo quad io lo uso tantissimo, e anche questo
questo centrale non mi piace. L'unico che mi piace veramente è il nero. Il nero mi ha sorpreso in positivo. Io non uso mai il nero nei miei trucchi perché non mi piace il nero sul mio occhio. Mi sembra che mi irrigidisca troppo il look. Quindi preferisco i marroni scuri ai neri. Ma questo mi piace molto. Non è proprio nero, nero, nero. Secondo me è più una specie di grigio molto, molto scuro. Come vedete non è nerissimo e non è troppo pigmentato. Mi ricordo per esempio Black Sheep di Neve Cosmetics, cioè ci fa una pipa questo qui. Però è molto facile da sfumare, si applica molto bene, non ha quel nero proprio che è impossibile da sfumare una volta che l'hai applicato. È molto molto malleabile e mi piace. Ripeto, la palette è buona, però sinceramente mi aspettavo di meglio. Ma comunque la sto utilizzando tutti i giorni e mi piace, però lascio a voi l'ardua sentenza. Se l'avete provata fatemi sapere. Passiamo alle cose per le labbra e direi di partire immediatamente da quello che sto indossando in questo momento, che è il l'Everlasting Liquid Lipstick nel colore Santa Sangre. Questo l'ho acquistato immediatamente all'uscita di Kat Von D sul sito di Sephora, perché così lo volevo assolutamente. Io volevo questo colore in particolare. Il rossetto si presenta così, costano 19,90 euro, hanno questo bellissimo motivo floreale sul tappo che si ripete anche qui. Qui c'è scritto Kat Von D e sotto c'è scritto il colore. Allora, mi piacciono gli Everlasting Liquid Lipstick, sono belli. Questo ce l'ho da parecchie ore ed è ancora lì. L'ho dovuto ritoccare un paio di volte, ma è ancora lì. La formula però non è che sia poi così innovativa, è un rossetto liquido molto molto liquido. Molti mi hanno detto somigliano a quelli di Sephora. Secondo me quelli di Sephora non sono così liquidi, sono un pochettino più cremosi. Questo è il colore sulla mano, ma tanto vi starò già facendo vedere swatch in tutti i luoghi e tutti i laghi. Sono belli. Sono belli e se ci sono colori in particolare che voi volete, assolutamente ne valgono la pena. La formula però è un po' particolare secondo me. Allora, sono opachi, sono no transfer, facciamo la prova. Si trasferisce leggermente, ma comunque contate che sto parlando da mezz'ora e quindi insomma un pochettino si è usurato. Però hanno una formula un po' strana, vi spiego perché. Se voi lo mettete e non fate niente, sta lì fermo, immobile, non si sposta. Appena voi lo disturbate, cioè mangiate, bevete anche acqua dal bicchiere, da una cannuccia, qualsiasi cosa, è come se attivaste un processo di... è difficile da spiegare, è come se il rossetto iniziasse a diventare meno opaco e più cremoso in un certo senso. Inizia a venire via, viene via se mangiate, viene via se bevete, viene via, anche se bevete un caffè questo inizia a venire via e viene via in maniera molto omogenea e non fa quella bruttissima e antistetica linea bianca all'interno delle labbra che è proprio la morte della bellezza, che è un bellissimo libro che dovreste leggere, Shameless Plug. Non è il mio il libro, però è un libro bellissimo e dovreste leggerlo. È veramente la morte, quella linea bianca all'interno delle labbra. Secondo me. Allora, e questo rossetto inizia a venire via dopo un po', quindi non è poi così everlasting. Dura abbastanza, però secondo me la formula non è niente di unico. I rossetti di Sephora mi durano di più di questo, i rossetti di Jeffree Star, che per me sono l'apice, mi durano di più di questo, i rossetti di Lime Crime mi durano di più di questo. Quelli di Sephora sono molto low cost se comparati a questi e secondo me hanno una formula simile ma non uguale, perché ripeto, questi io li trovo più liquidi. Secondo me, se volete dei colori particolari che ci sono in questa linea, assolutamente, io stessa penso di prenderne un altro paio perché mi piacciono alcuni colori, li voglio e sono buoni, insomma non sono rossetti scrausi, anche qui non sono prodotti scrausi, ma non sono secondo me il top del top. Ecco, questi mi ricordano moltissimo i rossetti liquidi di MAC, non come formula perché quelli di MAC sono più densi, però secondo me sono abbastanza simili come formula. Dovrei vedere gli ingredienti per compararli, ma non posso comparare i due adesso, ma magari ve lo scriverò sotto da qualche parte. Se gli ingredienti sono simili,
Ovvero, la formula è buona, la qualità c'è, sono buoni prodotti e se li volete acquistare ne vale la pena. Ma, per quanto mi riguarda, non sento il bisogno di averne più di un tot. Esauriti i colori che voglio prendere, basta. Cioè, non vado a cercare di avere tutta la collezione completa, non lo faccio con nessun brand, però ci sono prodotti per cui anche un colore che magari non mi piace particolarmente potrebbe piacermi perché mi piace quella formula, perché quella formula è particolarmente unica, è particolarmente particolare, che me la fa piacere. Sono molto secchi. Molto, molto, molto secchi. Il che è strano, perché se pensate che questo rossetto comunque dopo un po' inizia un po' ad ammorbidirsi, dovreste pensare, ok, sarà più idratante di un altro rossetto liquido. Invece no, sono molto secchi. Dopo un po' le labbra a me personalmente fanno male quando lo tengo, però mi bastano semplicemente leccarle un pochino o tamponarlo un pochettino con le mani o col dito e diventano un pochettino più emollienti, però insomma sono molto secchi. Li trovo più secchi quelli di Jeffree Star, li trovo più o meno secchi quanto i Lime Crime, ma i Lime Crime secondo me durano di più e quindi il secco è più comprensibile. Sono dei buoni rossetti, ripeto, ma non sono niente di unico. Però insomma il packaging è molto bello, i colori, la selezione colori è molto bella, ci sono molti rosa, molti colori sul viola. Colori particolari secondo me ce ne sono pochi, solo due, però sono comunque dei bei rossetti. Io voglio tantissimo Requiem e quello che si chiama Susperia, se non sbaglio. Ma veniamo a quello che mi ha colpito di più e che è probabilmente il mio prodotto preferito, che sono i rossetti in stick. Questi sono gli Studded Kiss Lipstick. Io ho preso il colore Lovecraft soltanto per il nome, perché si chiama Lovecraft, io un rossetto che si chiama Lovecraft lo devo avere. Hanno lo stesso prezzo dei rossetti, quindi $19,90. Questo è il packaging, hanno questo bellissimo packaging tutto spuntoni di plastica, ovviamente è plastica. Dietro c'è scritto il nome del prodotto e voi lo aprite e il colore è questo qui. Allora, sono rossetti opachi e quando li sfocciate dite ok, sono molto secchi, questo è il colore di Lovecraft. In realtà sono fantastici. Secondo me durano più i rossetti normali che i rossetti liquidi. Non so spiegarmi questa cosa, ma a me sono piaciuti tantissimo. La formula ricorda i matte di MAC, ma secondo me sono superiori perché non si sentono sulle labbra. Non li sentite, non sono secchi, anche se sono molto opachi. Non lasciano quella sensazione di appiccicoso o di labbra che si sta tirando sempre di più, come a volte fanno i rossetti liquidi. E sono bellissimi, bellissimi, reggono ai pasti, reggono all'acqua, dopo un po' si settano e diventano quasi no transfer, ma non completamente. Sono una rivelazione per me, veramente. Hanno un leggerissimo odore di vaniglia, somiglia molto all'odore dei rossetti di MAC. All'interno ci sono, c'è scritto qui, 3 grammi di prodotto, quindi abbastanza nella media. Questo è tutto stick, poi ovviamente ce n'è altro all'interno. Qui c'è il monogramma di Kat Von D impresso e lo stick. A me piacciono tantissimo questi rossetti, veramente tantissimo. Li trovo particolari, hanno una formula particolare che sì, ricorda quello dei matte di MAC, ma è secondo me superiore. È un mix tra i matte e i retro matte, ma senza la secchezza dei retro matte. Si applicano molto facilmente, scorrono benissimo sulle labbra, hanno una buona pigmentazione subito, appena li applicate sono belli pigmentati, durano veramente tanto, la selezione colori mi piace tantissimo. C'è anche un bellissimo rossetto verde che, se siete più avventurose di me, è bellissimo, si chiama Plan 9. Tra l'altro mi piacciono tantissimo le reference alla pop culture che ci sono nei nomi dei rossetti, quindi questo si chiama Santa Sangre, che per chi non lo sapesse, lo ripeto, è il titolo di un film di Alejandro Jodorowsky. Se siete fan degli horror disturbanti, guardatelo, è un po' difficile da reperire, ma ne vale la pena. Questo ovviamente si chiama Lovecraft, c'è anche un rossetto che si chiama Poe. Plan 9 è un riferimento al film di Ed Wood che si chiama Plan 9 from Outer Space, che c'è su YouTube, quindi potete vederlo su YouTube se volete. A me piacciono tantissimo questi qui, veramente, questi ne vorrei diversi perché la formula mi piace, mi piacciono i colori, mi piace come si stanno sulle labbra, la durata, il comfort, fantastici. Questi rossetti veramente valgono la pena e non sento nessuno che ne parla perché tutti quanti parlano di rossetti liquidi, invece secondo me questi sono la hidden gem della marca.
veramente ne vale la pena. Se volete qualcosa di particolare della marca di cui non parla quasi nessuno, assolutamente puntate sui rossetti. Bene, questo è quanto. Ho parlato un bel po', cercherò di tagliare un po' questo video, di editarlo un po' per far sì che sia meno lungo. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa di Kat Von D, se vi piace o non vi piace, cosa ne pensate, eccetera eccetera. Io sono soddisfatta del brand, ma mi aspettavo di meglio rispetto all'hype che c'è stato, ma comunque i prodotti non è che siano da buttare nella monnezza, insomma sono comunque buoni prodotti. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.